Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 5 settembre 1922. Il mio sempre adorabile Gesù continua a farsi vedere col suo cuore trafitto ed esacerbato al sommo. Pareva che tutte le pene delle creature erano inflitte in quel cuore, giacché non solo i peccati feriscono quel cuore, ma ancora le sofferenze che si cagiona la stessa creatura non corrispondendo alla grazia. Quindi pareva che siccome feriscono un cuore che ama, ferendo quel cuore amoroso era tanto l'amore che cercava di trasmutare le stesse offese in grazie e benedizioni. O bontà di Gesù che può darsi il solo vanto, che ama davvero e dall'incredibile le creature, onde anche le pene di ciascuna lo trafiggevano. Ma erano tante le offese che cambiavano in fulmini le stesse grazie che partivano da quel cuore santissimo. Perciò mi ha detto, figlia mia, come si è reso insopportabile l'uomo, le mie grazie se le cambiano in fulmini, e si spinge ad una generale rivoluzione, sicché lui stesso macchina la sua distruzione.
È giunto a tanto che merita che lo colpisca. E mentre ciò diceva, faceva vedere guai dappertutto, città atterrate e mali di nuovo genere. Onde dopo è ritornato di nuovo, stanco, chiedendomi aiuto nelle sue pene, ed alitandomi di nuovo la parte del cuore, mi partecipava, potrei dire, le ombre delle sue pene. Eppure adonta che erano ombre, se non mi stesse vicino per darmi aiuto, non avrei potuto resistere. Che sarà delle pene di quel cuore santissimo? Onde calmandosi mi ha detto: figlia primogenita della mia volontà, siccome la mia volontà racchiude tutto, dandoti per vita il mio volere, voglio racchiudere anche tutto in te. Ricordati che mesi addietro fissai in te una rotella di sole. E con un diametro ti misurai tutto, ed un'altra rotella ne scese dal cielo, che fissandola in te rimaneva tanti fili di luce, e quelli erano fissati nella Santissima Trinità, e rimanendo tutto aperto tra te e noi, ti lasciai per allora senza darti spiegazione del mio operato. Ora, dopo aver lavorato tanto in te, in tutto questo tempo trascorso, dovendo compiere il mio lavoro, voglio darti spiegazioni. Affinché il suggello del mio e del tuo volere, formando uno solo, dia compimento alla missione a cui ti ho chiamata. Onde la rotella di luce che prima fissai in te era la creazione tutta, uscita dalla divinità, tutta amore, tutta luce e bellezza. Il diametro con cui ti misurai era per vedere le tue disposizioni e quelle che ti mancavano. Onde poterle mettere per poter fissare bene questa rotella e metterla al sicuro. La seconda rotella era la divinità che scendeva in te, stabiliva ciò che aveva creato nell'empirio, lo fissava in te per mettersi in giusti rapporti che la creazione l'era dovuto. Ora sappi che la creazione l'ho racchiusa e fermata in te. Ciò che fu fatto in cielo voglio che abbia vita in terra, ma nella stessa nostra volontà, che risalendo a noi tu ce la porti tutta amore, piena di luce e bella come l'uscimmo. Ecco perciò ho segnato in te tutte le morti, le pene di ciascuna e tutte le creature insieme, per poter trovare in te tutta la creazione e rimanendo il cielo aperto tra te e noi, ce la condurrai nel nostro grembo, come partorita da te. Cioè come parto che la nostra volontà ha fatto in te e tu ce la riconduci ai nostri piedi partorendola nel nostro grembo. Sono i nostri diritti che richiediamo, non vogliamo altro che entri in noi ciò che da noi è uscito. È vero che la nostra sola volontà, agente con la sua potenza in un'anima, come agì nel vuoto quando uscimmo dalla creazione, ci potrà ridare i nostri diritti. E farci sorridere portando ai nostri piedi come trionfo tutta la creazione. Ma vogliamo usare questa potenza per fare che non restiamo delusi nell'opera della creazione ed il nostro amore trionfi maggiormente prendendo da una ciò che tutti ci dovrebbero dare. Ora fissiamo tutto in te, poi usciranno gli altri piccoli parti che amando di vivere in questo modo, nel nostro volere, ci porteranno nel nostro grembo chi 10, chi 20, chi 100 della creazione. Sarà di te come un albero che avendo gettato profonde radici nella nostra volontà, questa radice faranno nascere altri arboscelli che formando corona all'albero produrranno i loro frutti. Il vero bene non resta mai isolato ed essendo la mia volontà il bene più grande, la sua fecondità sarà immensa. Perciò coraggio. È vero che il nostro volere farà tutto, ma il filo deve correre insieme ed estendersi in cielo e in terra, ed a tutto per farci compiere ciò che vogliamo, operare in te. Bene, il brano che abbiamo letto è certamente di non semplice interpretazione e comprensione, adesso ci proveremo piano piano ad individuare i passaggi focali. Tuttavia è molto importante per vari motivi. Innanzitutto
Uno lo possiamo subito individuare come piccola introduzione. Gesù dà una spiegazione di un'operazione soprannaturale che aveva compiuto senza spiegare. Questa famosa rotella e la seconda rotella e il diametro. Quindi, non è frequente negli scritti, mi ricordo bene per esempio una volta che la Madonna stava facendo un'operazione in Luisa strana e Luisa glielo dice, guarda che io non sto capendo niente di quello che stai facendo. E la Madonna dice, non serve che tu capisci, non serve che tu capisci, non voglio che tu capisci. Ecco. Attenzione a quali sono i passaggi. Prima gli fa fare fa questa cosa che lei non capisce niente. Dopodiché, per un certo periodo di tempo, questo Gesù glielo spiega, ti ho lavorato in tutto questo tempo trascorso. E qui gli ultimi stadi del lavoro, diciamo così, sono queste peculiari e singolari partecipazioni alle sofferenze di Gesù. Qui ne ha ripresa una. Vista nella meditazione precedente, questo alitare al cuore fino al punto che non può resistere. E finalmente, quando arriva il momento opportuno, quando arriva l'ora, Gesù spiega. Uno potrebbe dire, e allora soltanto la considerazione di queste cose immediatamente deve spingerci ad una serie di considerazioni che sono altamente importanti per la nostra vita interiore, per la nostra vita di fede, per il nostro rapporto con Dio. Prima cosa, molte cose che Dio fa nella nostra vita non si capiscono. E Dio vuole che non si capiscono perché non ce le spiega, almeno non quando desidereremmo noi. Questo è un punto molto importante perché le operazioni più grandi che si compiono sono operazioni interiori. Io parlo per esperienza personale, parlo come sacerdote, no? Quante volte le anime stanno stancando inutilmente il proprio intelletto, a volte anche mormorando contro Dio. Perché non comprendono tante cose che succedono, cioè, ma perché devi fare così? Ecco, la seconda cosa, ci sono delle operazioni che sono il lavoro che Gesù fa in noi, che è lo stesso, Gesù fa in noi, ma noi non ci stiamo neanche accorgendo che ci sta lavorando, ma lui ci sta lavorando attraverso situazioni, fatti, eventi. E dobbiamo lasciarlo fare. Questo significa fare una riflessione sul fatto che nella divina volontà, quando uno veramente è animato dal desiderio di farla, di viverla, eccetera, devono essere vive in noi due importantissime virtù e disposizioni interiori, che sono assolutamente essenziali, che sono, uno, la fiducia. Fidarci del fatto che Dio vuole che noi piano piano entriamo in questo bellissimo regno. Ha smosso mezzo universo per farcene entrare in contatto. Quindi ti pare che se vede un'anima disposta non farà in modo che questa ci possa entrare? Il problema è che noi non siamo purtroppo nelle condizioni di poter entrare in questo mondo di cielo. Se Gesù non ci lavora, non ci mette in condizione di farlo, non ce la possiamo fare. Ieri sera durante una diretta su Instagram, un ascoltatore mi chiedeva che cos'era notte oscura, dico, rispondere in 3 minuti a una cosa del genere, no? Queste famose no, notte oscura sono delle operazioni dolorosissime e divine che Dio deve fare nell'anima prima di portarla all'unione con sé, perché se non le fa, l'anima non si può unire con Dio. Non è che il Signore si diverte a farla soffrire, ma quelle sofferenze sono funzionali. È come un'anima che sta in purgatorio, siamo nel mese di
di novembre. Non è che Dio è contento che ci sia qualche anima in purgatorio, ma senza quel passaggio l'anima non può godere la visione beatifica. Se vedesse Dio non ne godrebbe, ne resterebbe fulminata, atterrita, non sarebbe in grado. Quindi ciò che fa beati i santi del cielo a un'anima non purificata non la farebbe beata. E quindi per forza deve essere purificata, anche se questo comporta grandissimi dolori. Spero di essere stato chiaro. Questo è un punto assolutamente fondamentale. E lasciare che Dio faccia queste cose senza che ci raccapezziamo nulla e senza che a volte ci capiamo zero. Ma su questo, cioè, noi comprendiamo, no? Comprendiamo, speriamo di comprendere, perché lo spirito di profondo abbandono, veramente quando è proprio profondo, mette l'anima, Sant'Ignazio di Loyola diceva, nella condizione in cui si trova un cadavere, tu un cadavere puoi fargli qualunque cosa, lo puoi girare da una parte, dall'altra, lo puoi sbattere al muro, lo puoi mettere la testa sotto, cioè il cadavere per antonomasia non oppone nessuna resistenza a qualunque cosa gli sia fatta, bella o brutta che sia. Tu un cadavere lo puoi prendere, che dire, pettinarlo e vestirlo, quindi prepararlo per il funerale, oppure tu lo puoi sbatacchiare in tutti i modi possibili, tanto sente niente e non reagisce, perché non reagisce, perché non può reagire, perché non è più vivo. Lo stato ideale che dovremmo raggiungere con Dio è proprio questo. È proprio questo. E voglia al cielo, insomma, è chiaro che qui poi ci sono tante questioni, tanti ragionamenti che uno può fare, molti li pongono anche a me in quanto sacerdote, no, ma io lo voglio fare, però c'è questa situazione, questa è ingiusta, e qui però bisogna difendersi, qui però bisogna intervenire, e poi che fine facciamo? E se uno fa così, poi che fine fa? Per carità, va tutto bene, va d'accordo. Quindi, cioè, è chiaro che rimanendo nell'ambito del lecito, quindi del non peccare, uno può agire o reagire in tante situazioni come meglio crede, però qual è la cosa migliore, specialmente per chi vuole, ecco, come Gesù dice a Luisa, tu sei stato il primo alberello, ma ci saranno gli altri innesti. E adesso vediamo un altro, bene quest'altro punto, no? Questo è il primo punto fondamentale. Il secondo, attenzione che le sofferenze di Gesù, queste di nuovo grandi sofferenze di Gesù che sono l'occasione di questa nuova esperienza, sono causate non solo dai peccati, anche questo chiama in causa la nostra libertà e l'uso che ne facciamo, ma anche dalla non corrispondenza alla grazia. Cioè, i peccati sono trasgressioni formali, diciamo così, alla legge di Dio. Una imperfezione, invece, proprio sistematicamente, proprio essenzialmente, è una non corrispondenza alla grazia. Allora, quando noi non corrispondiamo ad una grazia, che succede? Succede che quella grazia la perdiamo. Quindi non aumentiamo in santità. E non ci mettiamo in condizione di ricevere immediatamente una grazia successiva a quella di cui potremmo aver fatto buon uso e avremmo dovuto fare buon uso. Attenzione, questo fatto non è un fatto neutro, dice vabbè, pazienza, non ho fatto un peccato, non sarà mica la fine del mondo. No, perché se leggiamo bene il testo, il mio sempre adorabile Gesù continua a farsi vedere col cuore trafitto, pareva che le pene delle creature erano inflitte in quel cuore, già che, attenzione, non solo i peccati feriscono quel cuore, attenzione, ma ancora le sofferenze che si cagiona la stessa creatura non corrispondendo alla grazia. Cioè, se tu sprechi una grazia, non corrisponde una grazia, tu soffrirai per questo. E soffrirai, come dice la Madonna nel libro della Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, soffrirai per causa tua, perché non corrispondere a quella grazia è stato un atto di volontà umana. E ogni volta che tu fai un atto di volontà umana, come lì dice la Maria Santissima,
ti autoinfliggi una sofferenza o una tortura, e più atti di volontà umana e più atti di sofferenza e di tortura ti infliggi, peggiori del peggiore dei martiri e non meritori, capito? Perché mentre quando noi soffriamo per in adesione alla volontà di Dio, rassegnati e offrendoci, quelle sofferenze si trasformano in tempeste di gioielli, di diamanti, in grazie che scendono su di noi e sugli altri. Quando noi soffriamo per la nostra volontà, non c'è nessun merito, perché ci siamo andati a cercare quei guai lì, d'accordo? D'accordo? E quindi quelli sono semplicemente il fio, come dire, è la ovvia retribuzione di un atto di volontà umana. Non c'è nessun merito, non c'è nessuno. E questo è un altro punto grande. E Gesù, attenzione, soffre nel vedere te sofferente a causa della tua capoccia frascica, a causa dello spread della tua, della mia capoccia frascica, quindi sto usando un tu, diciamo, impersonale, cioè a causa della sofferenza che io stesso mi provoco non corrispondendo alla grazia. E Gesù soffre, dice: ma perché questa figlia, questo figlio deve andarsi ad auto fare del male? Perché Gesù non è contento di vederci soffrire sotto le sferze della nostra sciocca volontà umana. Gli fa male vedere sta cosa, lo fa sta male. Io da sacerdote posso testimoniare, insomma, quando un'anima che il Signore ti mette sul tuo cammino, tu vedi che comincia a prendere una brutta piega, si va a autorovinare, e capisci anche che non ci puoi fare niente, perché tu gli puoi dire qualche cosa, ma se quella non vuole o non ti ascolta, che ci fai? Puoi pregare e basta. Penso anche a un genitore che si trova un figlio che non l'ascolta. Come sta un genitore con un figlio che non l'ascolta? Sta male! Come sta un prete se è degno di questo nome? Certo, poi è evidente che nell'unione con Dio si offrono tutte le sofferenze e si pronuncia il fiat, no? Ma il fatto in se stesso di andare a vedere una persona che si autorovina con le sue mani, ma è un fatto dolorosissimo per chi non abbia un cuore di pietra e per chi sia costituito, diciamo così, dal Signore in una paternità reale o spirituale su qualcuno, no? Ecco, andiamo infine a vedere, diciamo, il terzo punto di meditazione, se abbiamo ancora un pochino di tempo, che è anche quello più complicato. Allora, sto discorso di questa rotella, del diametro, della divinità e di quello che poi Gesù dice a Luisa, no? Allora, a prescindere da singoli passaggi molto molto particolari, che non so né se è il caso, né se c'è il tempo, né se questo è il contesto adatto per poterli approfondire, no? Magari il contesto è meglio quello di una catechesi. Quello che però dobbiamo comprendere è una cosa, che è una caratteristica fondamentale della vita nella divina volontà, che è questa. Allora, capisco che possa sembrare una cosa strana, per me lo è stata per un pochino di tempo, cioè nel senso che intellettualmente lo capisco, però faccio difficoltà. Allora, il discorso è questo qui: c'è Dio e c'è la sua creazione, d'accordo, che è uscita da Lui, d'accordo, sappiamo che Lui l'ha fatta, Lui la conserva nell'essere. Allora, è volontà di Dio, perché qui Gesù gliela manifesta, che questa creazione ritorni a Lui. Questo è il termine che, risalendo a noi, tu ce la porti tutta amore, piena di luce e bella come uscima. Cioè, non soltanto ritorna a Lui, ma ritorna a Lui bene, d'accordo? Perché la creazione è una sprigionare immenso di amore. Per esempio, anche la creazione delle anime, no? Perché tu dici, sai, a volte vedere il bello in certi uomini è un po' difficile, no? Vedere il bello in un uccellino è relativamente facile, ma certi, allora, ma anche quando noi non vediamo il bello in qualche anima, cioè un'anima, se noi potessimo vedere, se quell'anima se fosse conservata come uscita da Dio e se potessimo vederne la bellezza, noi ci rallegreremmo immensamente, vedremmo quel particolarissimo ti amo che Dio ha
fatto uscire da sé, creando quell'anima che è unica e irripetibile. Cioè, le testimonianze attendibili chiaramente degli abitanti del cielo, note insomma nella letteratura spirituale, nella mistica, dicono che ogni beato che entra in cielo in più è un aumento di quella che si chiama la gloria accidentale. Perché? Perché c'è un nuovo beato, cioè c'è una nuova bellezza creata che tutti possono contemplare, perché in paradiso questa esce fuori in tutta la sua pienezza. Qui sulla terra purtroppo no, qui sulla terra molte volte purtroppo facciamo assistere al nostro Signore al film degli orrori, no? Perché le nostre anime non raramente riescono a manifestarsi, perché ci vuole un cammino di santificazione, di purificazione lungo e doloroso per scrostarci tutto ciò che ci portiamo dietro. Questa è la verità, per cui molto spesso le persone appaiono tutte piene di difetti, brutte, insomma. Il difetto, il male ci rende brutti, ma dietro quella coltre che purtroppo copre e copre rilevantemente la maggioranza degli esseri umani c'è una bellezza divina. Io quando lo dico, Elena, dico guarda che la tua anima è bellissima, qualcuno mi guarda con due occhi così, dice ma che dici? Dico ma come che dico? Ma te lo dico io, te lo dico, tu non te ne rendi conto, ma questo, ma non è che te lo dico perché sono un profeta o perché ho i doni straordinari, non c'ho nessun dono straordinario, non sono nessun profeta, ma perché per il fatto stesso che tu sei una bellezza unica e irripetibile e tu non sai di esserlo. Ecco. Allora, che cosa vuole Dio? Vuole che tutto... Allora, è chiaro che un essere umano, pensiamo un'anima dannata, che passa la vita a bestemmiare e a rovinare in continuazione, proprio che sembra che si stia a divertire a sfasciare e a deformare e a deturpare tutto il possibile e il deturpabile, quindi proprio a quasi che ci si diverta. Nell'ora della passione a un certo punto dice quelli che peccano all'impazzata e ci godono proprio a fare il male e sembrano impazziti, no? Allora, che cosa succede? Questo è quello che almeno io comprendo di queste cose qui. Succede che quella è una sorta di fallimento, cioè quella è che sarebbe una sorta di fallimento. Ma Dio questo non lo tollera, questo qui, che è una cosa che lui ha fatto, vada a finire, dicono in Sicilia, a schifio. Allora che è successo? Lo sappiamo, la prima cosa l'ha fatta Gesù, che la vita di quel disastro, lui l'ha rifatta tutta quanta perfettissima. La seconda è stata la Madonna, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, in una meditazione mariana. La terza è stata Luisa, e la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, siamo tutti quanti noi. Ecco, perché la creazione è sia quella, come dire, non intelligente che quella intelligente, deve risalire a Dio piena di luce, di amore e bella come lo scimo. Come si fa a fare questo? Questa è un'operazione divina, perché bisogna fare una cosa analoga a quella che faceva Gesù quando stava sulla terra. E allora che cosa succede? Che deve intervenire la divina volontà e deve entrare dentro di noi, vivere dentro di noi e permetterci nei nostri atti di raggiungere tutti e di compiere questa operazione. Ecco, prendendo da una, questo è un termine chiave, ciò che tutti ci dovrebbero dare. Da una, ciò che tutti ci dovrebbero dare. È chiaro che conseguentemente la vita di una persona che vive una divina volontà, dove dire, come diceva Sant'Ignazio, che l'abbiamo già citato, ad maiorem Dei gloriam, è ovvio che deve essere spesa così. San Massimiliano Maria Kolbe, che era devoto della Madonna, e la Madonna sappiamo che andava sempre al massimo, diceva ad maximam Dei gloria, cioè non mi basta la maggiore gloria di Dio, la massima gloria di Dio, che è la vita che poi faceva la Madonna. E la vita nella divina volontà ci porta gradualmente, piano piano, evidentemente, no, anche ad una grande forza, tensione verso la perfezione delle virtù. Noi sappiamo che la santità nella divina volontà è più grande della santità delle virtù, ma evidentemente la comprende, no? Cioè, un santo che vive nella divina volontà non può non essere una persona tendente alla perfezione, che gradualmente diventa perfetto, ma gradualmente si avvicina anche a quel perfettissimo che era proprio dell'umanità santissima di Gesù e
di Maria Santissima. Per forza, perché la divina volontà non può fare altro che questo dentro le nostre anime, senza che questo, insomma, legittimi o giustifichi atteggiamenti, insomma, da superomismo spirituale, no? Però è così. Ecco, questo è un po' il cuore. Quindi abbiamo visto un pochino, no? Primo, appunto questo punto dei peccati che feriscono, ma anche le grazie che andiamo a sprecare. Poi il fatto che Dio opera cose misteriose senza che noi comprendiamo, senza che noi ce ne rendiamo conto, e quindi le dimensioni della fiducia e dell'abbandono. E terzo, questa vita poi nella divina volontà, che consiste nel riportare, nel ricondurre ai piedi dell'Altissimo ciò che la divina volontà fa in noi e ciò che ha fatto in tutto il creato. E questo sia attraverso tutti quanti gli atti, i giri in continuazione che si compiono, le operazioni, diciamo, tipiche del vivere nel divin volere, il mettere ti amo dappertutto, eccetera, eccetera, ma sia anche a questo, a quello che mi è dato di sospettare, ecco, diciamo così, perché io non ritengo di aver capito, diciamo, tutto di questo mondo, quindi meditiamo, ci pensiamo, ma sembra, ecco, che quando si sia raggiunto appunto questo stadio, quindi questa operazione della rotella di luce con un diametro ben disposto e quindi saldato poi con la rotella più grande che era divinità, sembra, come dire, sembra possibile, come dire, immaginare che poi veramente tutti quanti gli atti della persona in qualche modo compiano queste misteriosamente, evidentemente, senza che nemmeno la persona se ne rende conto. Queste operazioni di glorificazione e di restituzione a Dio dell'amore che ha sparso nella creazione, anche quando non ci fosse, come dire, un'attenzione consapevole in atto nel compiere questo tipo di operazioni. Questo è un mio pensiero, diciamo, embrionale, un sospetto, ecco, che chiaramente lascia il tempo che trova, e evidentemente chi ne farà, chi vivrà vedrà, insomma, no? Però, ecco, da alcuni passaggi sembra potersi, diciamo così, intravedere anche questa prospettiva. Ecco, chiudiamo rileggendo alcune cose, no? Ora fissiamo tutto in te, poi usciranno gli altri piccoli parti che, amando di vivere in questo modo nel nostro volere, si porteranno nel nostro grembo chi 10, chi 20, chi 100 della creazione. Questa è la vocazione delle anime che Dio chiama a vivere nel divin volere, che quindi si fanno carico, quindi si fanno santo carico di restituire a Dio la gloria e l'amore che da tutti gli è dovuto, amandolo e dandogli gloria per tutto e per tutti. Bene, Santa Vergine Maria, la tua grazia e la tua sapienza, ecco, ci aiutino a penetrare sempre meglio questo splendido, bellissimo e santamente misterioso mondo, ecco, della divina volontà, e soprattutto, ecco, ottienici quella grandissima fiducia e quel grandissimo abbandono che è necessario,
per consentire al Signore di fare di noi quello che vuole, ecco, trovare in noi questa materia molle, flessibile, lavorabile, appunto malleabile, atta appunto a fare di noi dei prodigi di santità, ecco, lo diciamo tremando, insomma, ed emozionati, però ecco, questo speriamo. Che piano piano prenda corpo e forma con il tuo aiuto e con la tua intercessione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.